Prontibus, il podcast di amiciamici.com. Puntata, ragazzi, 85, grandi traguardi. Buonasera a tutti, buon pomeriggio, buona mattina per chi ci vede poi registrati. 85esima puntata, questa di Pronto Chi Bussa. Naturalmente, sempre solo su di noi. Amici.com, te e Pupo andreste veramente d'accordo, se non altro per mettervi i pantaloni, attenzione, perché c'è un grosso rischio. Allora, una puntata un po' carnevalesca, un po' anche stronza, per iniziare subito bene questa puntata, perché bisogna dire quello che c'è da dire, come diceva un nostro amico. A proposito di nostri amici, dobbiamo segnalare subito la mancanza in questa puntata del Simon. E dei soci vari, abbiamo anche uno qua fuori che voleva partecipare alla puntata ma non si è presentato in tempo utile, quindi l'abbiamo lasciato biecamente fuori dal cancello ad aspettare. E non si sa se li apriremo mai, forse mai dire mai, ma non si sa. Cosa abbiamo? Cosa bolle in pentola in questa nuova puntata, carissimo? Abbiamo da descrivere tutto il programma carnevalesco di Borgotaro, Bedonia, Bardi e Albareto. Quindi, ragazzi, saltate a pie pari questa prima parte. E aprite bene le orecchie perché c'è pieno di orari, date, serate, manifestazioni, chi più ne ha più ne metta. Poi parliamo della festa degli Amor. La festa degli Amor, dove io e il cappellone ci siamo divertiti come delle bisce al sole. Ma io non c'ero, mangiando un sacco di Amor, eccetera, eccetera. Ma questa è una cosina che merita uno spazietto di un paio di minuti, giusto, sì, per passare bene questo martedì sera. Martedì sera, che tra l'altro, diciamolo subito, non passeremo insieme, o almeno non lo passeremo insieme in diretta. La settimana prossima, perché è martedì di carnevale e noi faremo dell'altro, ci andremo a divertire in una delle feste della Valtaro, bellissime feste. Tra l'altro abbiamo anche da salutare i vari nostri amici e amiche, specialmente di Genova, che ci hanno detto che facciamo più cose noi che a Genova, e io l'ho assicurata sul fatto che arriveremo anche a Genova. Non abbiate paura, ci vorrà un po' di tempo, ma arriveremo anche lì. Abbiamo due diapositive, una di Genova, Berni, e poi abbiamo la diapositiva delle feste. Basta, ok, questa naturalmente è una diapositiva che si potranno godere solo gli amici che ci seguono online o che guardano questi sproloqui in differita, ma video. E poi abbiamo la crisi occupazionale. Parleremo un po' delle elezioni. Le elezioni, perché stanno un po' per... strane elezioni, strani movimenti, strane cose. Diciamo che si stanno presentando dei candidati per il comune di Bedonia un po' da tutte le parti. Penso che ci sarà anche Clemente Mastella a presentarsi, e non si sa chi prenderà. Forse lui no, perché è candidato alle europee, che è un po' come la discarica. Noi in Italia usiamo il Parlamento europeo per scaricare tutti i trombati o i tromboni, quindi anche per quello c'è una... Pensa a te, che mucchia di gente la sua Bruxelles. Sì, una cosa fantastica poi anche che volevo sottolineare, l'ho fatto con una persona a me vicina qualche giorno fa, ho chiesto... Torna pure a Sorrento, come dicevo. Arrivo. L'ho detto nel pur parler, ho fatto questa semplice domanda. Bene, noi abbiamo un Parlamento, abbiamo delle camere con vista, anche dei salotti, E sappiamo bene o male chi si interessa, chi più chi meno, sappiamo un po' dei nomi dei politici locali. In realtà non conosciamo nessuno. Tu sai il nome di un europarlamentare? Un europarlamentare? Sì, che è a Bruxelles a fare le leggi che sono sovranazionali. Perfetto. A parte Berlusconi, non so. Berlusconi, sto cippa di minchia, non è un europarlamentare. Perché però, diciamo, si adopera con la sua. Si adopera a fare un po' tutto Berlusconi, tra l'altro. Quindi non sarebbe. Diciamo che. Ma lui può, quindi non diciamo che, mettiamola così, lui come esponente italiano dice la sua e poi se lo cagano meno è un altro paio di mani. Lui chi è, come mai l'hai portato con te? Detto questo, volevo sottolineare come il DJ in questa settimana di pausa
noi eravamo un po' presi, ma lui non c'aveva un cazzo da fare, diciamolo, si è adoperato per trovare delle canzoncine. In questa puntata ci sono anche delle canzoni decenti, quindi se non vi godete tanto quello che diciamo noi, almeno godetevi i brani. Le canzoni sono sempre decenti, è solamente un discorso orientato a soddisfare tutti i gusti dei nostri fan. Adesso, sempre per fare i saluti, cioè, togliamoci questo dente, salutiamo tutti gli emozionali e tutti coloro che ci vogliono bene e ci rispettano. E chi va in processione a siderale, tra l'altro. Mi piace questo termine. Se sei d'accordo, andiamo subito con il primo brano. C'ho sto Jeff Rooney con Blues Tonight che arriva. E questo Jeff Rooney è anche l'unico rappresentante maschile della quaterna di brani. Quindi io adesso te lo mando. Tutta mussa Sant'Antonio, eh. Musica! Oh, grande lancio, eh. Sì, ma parte dalla soft. Blues Tonight. Musica. Was born in a starship, heading for Alpha Centauri Prime. No, wait, I made that up to kill some time. So how about I was born in Milwaukee, strumming by the railroad tracks and the talent I lacked. Learn on the road in real time. I played in Cleveland and I played in Rome. Not the Roman Italy, I mean the Roman New York. Writing songs whenever I could find the time. And if you're wondering what this song's about, then it's just an uphill climb. Sounds a little crazy, but so far I got the words to rhyme. Second verse, make it different from the first. That's what my teacher told me. I bet she never played an empty room at night. A pretty waitress trying to stay awake, and she says, you guys sound fine. Candles burn on empty tables with a flickering light. I played in LA and the Florida Keys, made a living out in the sunshine breeze. Too many songs with margarita alibis. I guess you start to get the picture now, from all these years of getting primed. I could be crazy, but I think you'll find the drums in time. Jeff Rooney con Blues Tonight. Allora, dobbiamo essere abbastanza svelti in questo primo, a parte dei saluti, in questo primo blocco,
che contraddistingue tra il brano 1, che si contraddistingue, si limita tra il brano 1 e il brano 2, perché abbiamo un sacco di roba. Diciamo subito che il carnevale valtarese è iniziato, voi se non lo sapete ve lo diciamo noi, il carnevale nella nostra valle, Valtare e Valceno, è molto sentito, quindi ci sono varie manifestazioni, serate musicali, sfilate, chi più ne ha più ne metta. Diciamo soltanto una cosa che vedi, mi è venuta in mente in questo momento, ricordiamo che domani, qui per chi ascolterà, per chi non ascolta in diretta, diciamo nella giornata in cui state ascoltando, il mercoledì, ci sarà anche la giornata musicale, la giornata dell'arte, la giornata della memoria, ci sarà anche il pomeriggio a Borgottaro da andare a seguire quei ragazzi dello Zappafermi. Ve lo diamo soltanto così. Sappiate, dalle 2:30 alle 6:30, bene o male, troverete qualche cosa in varie location in Borgottaro, con varie proiezioni, letture di poesie, concerto degli Scramble Eggs, che abbiamo degli amici che ci suonano, quindi andate e godetevi la serata. Non e riproducetevi. Dovrei riuscire ad andare, quindi tranquillizzo Alberto, che come al solito lui dice sempre di vergognarsi, ma fa queste belle... questi bei concerti, e io vado, lo riprendo e lo lancio nel mondo del web, così quando diventerà famoso forse si ricorderà di me e offrirà una birra, ecco, giusto. Ma anche due, tanto. Giusto questo. Ora è il momento, io sono contento perché questo ragazzo qua ultimamente mi era un po' in ombra. Così, perché quando ci abbiamo 200 collegamenti, poi come al solito, per capirci, come a me, sei l'uomo ombra. Che tu sei l'uomo ombra. Attenzione, a proposito di uomo ombra, così ricordiamoci, ecco, che Kenny anche questa sera è morto. Kenny è morto, ma si è liberato un posto. La tua sedia che stava traballando fino all'altro giorno, oggi forse potrebbe essere sostituita dal posto di primo ordine, direi. Sono cagato addosso. Nel Partito Democratico. Il Walter mi ha mollato le redini, diciamo. Ma non ci voglio andare io. Ha mollato il cadreghino o il careghino, a seconda di dove siete. Quindi, se vuoi candidarti alla presidenza, loro fanno delle elezioni democratiche, così le chiamano. Poi vai a capire. Ma non è che io sono tanto di parte. No, no, lo so. Non sto tanto. Comunque. Il tuo momento è proprio questo, la lettura del programma carnevalesco della... Butto via Kenny e partiamo. Mi raccomando, cerchiamo di ricordare tutto, Bogotaro, Bedogna, Alvaretto, Edoardi. Ricorderò tutto. Allora, partiamo veloci. Sì. Domenica 15 febbraio. Andata. Tardi. No, vabbè, comunque... Siamo partiti veloci, ma andata. Comunque, per chi c'era... È iniziata la prima sfilata, così proprio per dirla. Esatto, e vedono le foto su amici.com. Esattamente. Ringraziamo Gigi che ci ha ringraziato perché ha detto bene, che le nostre foto sono quelle che rendono di più la sfilata. Ecco. Siamo partiti spumeggianti con la sfilata di domenica, come dicevamo, in quel di Borgottaro. E tu non c'eri. Ricordiamo il tuo odio per il carnevale. Io no, scusate, non è più fuori di me, a pelle non amo carnevale, comunque se ne parla lo stesso, senza problemi. Ma partiamo belli ginigi, perché in quella della giornata del giovedì 19 di febbraio, sì, che inizia il giovedì grasso, partiamo alla mattina alle ore 10 con un'innovazione quest'anno per quanto riguarda il comune di Bedogna. Sfileranno per la prima volta per via del centro i bambini della scuola materna di Bedogna. Esatto. Che è un po' sì, si può dire una new entry, non c'è mai vista. Si può dire, non hai detto che è una cazzata, hai detto che è una new entry. È una new entry, no, questo si può dire. Se avevi detto, se dicevi che è una cazzata, ti posto la borsa. Bellissimo. Vai tranquillo. Allora, poi, dopo questo assaggino di carnevale così in quel di Bedogna, chi volesse trasferirsi al pomeriggio a Borgottaro con inizio alle ore 14. Abbiamo l'apertura della settimana grassa ufficiale. Caramba. Musica, ballo, divertimenti e compagnia bella. Allora, dalle ore 14 in paese con il gruppo Il Nucleo, sfilata dei bambini da casa del fanciullo. Quindi di nuovo si riparte così con una marcia in più con i bambini, per poi darsi all'alcol, perché festa della birra itinerante per via Cassio. Esatto. Alle ore 17:30, poi alle ore 22 inizia la prima serata assoluta del Pala Sabbione. Delle 6 serate. Delle 6, esatto. Praticamente giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì. E inaugurano le danze, il compresso spettacolo, ostetrica Gamberini, poi a seguire il DJ. Poi a seguire il parto. Non lo so. DJ, grandi DJ. Poi venerdì, cosa abbiamo per venerdì? Abbiamo serata valtarese di beneficenza in musica al Pala Sabbione, sempre alle ore 22 con gli Studio 54, che sono un gruppo che fanno musica anni 70-80 live, giustamente,
era in console DJ Antonello. Ti correggo. Vabbè, in console. In console Antonello. Perché quello che c'è scritto va detto. In console Antonello. Bene, allora, andiamo avanti. Cioè, venerdì. Allora, venerdì. L'hai detto, sabato 21, sempre torniamo un attimino in quel di Bedonia. Che cosa succede? In quello della Stella Azzurra di Cavignaga. Dancing. Che è un ristorante dancing di Bedonia, in quello di Cavignaga. Alle ore 16 si parte con il veglioncino dei bambini con entrata gratuita. Poi, per chi... è uscita a pagamento. Non lo so. Poi, per chi amasse sentirsi due note musicali, sì, alle ore 18 sfilerà per Bedonia, in tutta la sua maestosità e maschere e quant'altro, la Glenn Miller Band. Bellissimo. Quindi per l'anno scorso ce la siamo mezza persa, ce ne dispiace. Per chi vuole anche questo, c'è anche questo, perché quest'anno il carnevale è un pozzo di novità. Di lava. No. Di lava, di sporca, di quello che vuoi. Allora, torniamo a quel di Borgottaro, sempre sabato. Allora, alle ore 15, la Coppa del Sabbione, che è una new entry per chi ama distruggersi. Esattamente, potete aderire con dei prototipi di carretti, macchinine, cose un po'... Sì, basta che siano spingevoli. Esatto, qualsiasi... Spingibili. Esatto, anche una cavalla zoppa, se riuscite a spingerla. Una cavalla della Zoppas anche. Ecco, è una gara pazza per le vie di Borgottaro. Con scherzi, quindi non sarà solo, non si baserà solo su aerodinamica del mezzo e resistenza all'attrito, ma... Poi, per chi sopravvive alle ore 22, serata al Palla Sabbione. Esatto. Con Notte Giovani, un'altra band, musica dal vivo, con il complesso, tra l'altro, degli 8 note o 8 note, vabbè, non lo so. Ti piace dirlo in inglese? Sì, non, note, non so, non so in quale lingua l'hanno messo giù. E DJ Babylon. Poi, signori, un attimino di relax. Arriviamo a domenica, sempre se si riesce a recuperare le forze. Cioè, facciamo sempre l'ipotesi di riuscirci. Poi... sì, infatti, se si riesce a recuperare le forze, mica finita qua, Attenzione, domenica. Nel primo pomeriggio, penso dalle 14 in poi, una cosa del genere, all'incirca, sì, per chi si vuole allontanare un po' dalle vie di Borgottaro, dalle vie di Bedonia, c'è la sfilata di Bardi. Di Bardi, giusto? Che è un carnevale con partecipazione anche di comuni limitrofi. Esterni, esattamente, limitrofi, quindi emigrano, esatto, Strela, Varsi, e Varsi ed eventuali. Esattamente. Però poi, mica finita lì, si scende da quel di Bardi, si va insieme e non si riescono a fare. Vabbè, solo noi di amiciamici.com riusciremo ad avere sia foto di Bardi. Non so! No, noi ce la facciamo, ho già preso accordi, adesso non so se Mauro riesce a passarmi le foto di Bardi, ma adesso vediamo. Nel caso, noi ce le abbiamo, nel caso se sì. Li passa lui, ecco. Comunque, le proposte per la domenica sono due, dicevamo, Bardi, poi c'è Borgottaro. No, non puoi, nello stesso momento. Sì, no, perché c'è da sottolineare questa cosa qua. C'è un po', perché ad esempio uno vuole dire tutte e due, sarà un po' un problema. Però sarà un po' un problema, a meno che non è su un elicottero, però. Esattamente, c'è la grande sfilata a Borgottaro con inizio alle 14, dei carri, gruppi a piedi, allegorici, mascherati, tutto quello che volete. No, sarà la sfilata conclusiva del carnevale di Borgottaro. Non lo so. Perché il mondo può riservare un sacco di sorprese. Sì, anche che tu sei donna, io spero di... Potrebbe... possibile, ma può potrebbe essere. Potrebbe venire giù un non lo so cosa. E va. Ora 17, super festa dei bambini al Palla Sabbione con animatori, sorprese, baby dance, entrata a macchia. A macchia, significa 0 euro. E alle ore 22, alla sera, è di scena il dopo carri. Con grande festa finale, a sorpresa, è sempre entrata a macchia. No. Con tutti i partecipanti alla sera. Ecco. So solo chi svila si entra gratis. Sì, non so che accordi, ma vabbè, comunque... Lunedì 23, serata insieme, se ci volete stare, per il volontariato al Palla Sabbione. Musica divertimento per tutti, non sappiamo chi aprirà le danze, perché onestamente non si sa, non c'è scritto nulla. Ma andiamo alla giornata conclusiva. Sei stato di dire al baretto, mio caro ragazzo, è lunedì. No, è vero. Allora, lunedì sera, in quel del palafungo di Albaretto, questa struttura idonea e versatile a qualunque vento. Esatto, polifunzionale, o pollifunzionare, come direbbe un mio amico. Ecco, abbiamo anche lì una... un veglione. Una festa. Festa in maschera, con DJ sempre.
Non vi so dire se avremo la band al vivo o no, perché onestamente ho detto, non me lo ricordo. Non ce lo ricordiamo, ma siamo alla giornata di martedì. Esatto, super veglione di chiusura. No, aspetta, che prima di andare al veglione, martedì, se non venite a Bedonia, non vi godete il carnevale. Sfilata conclusiva del carnevale. Non è scontato, ragazzi. Sfilata conclusiva con i ragazzi, i bambini delle scuole elementari che sfilano. Poi abbiamo un grande falò finale, premiazione dei carri, tutto il resto. Anche qui il carnevale è itinerante, nel senso che ci sono i gruppi di Compiano, di Strela, di Bardi, la Glenn Miller Band che sfila, abbiamo la partecipazione di varie. Quindi sono preannunciati 20 carri. Speruma! 20 carri, quindi anche possibilità di divertirsi. Finisce come al solito con il grande ballo intorno al falò in centro Bedonia, davanti al comune, che è un falò gigantesco con dove si brucia la vecchia, che è una persona vera, ma è un fantoccio che simboleggia che da questo momento le feste sono finite. Ma c'è ancora tempo di andare al veglione, volendo, per chi vuole. Esattamente. Martedì sera, sempre con inizio alle ore 22, super veglione di chiusura con musica dal vivo con il gruppo Goa Band. Poi seguirà un nostro socio, DJ Cocò, che cercherà di intrattenervi fino alle prime luci dell'alba, se sopravvivete, perché è una tournée di 6 giorni, così è un pochino massacrante. La premiazione conclusiva dei carri. Esatto. E niente. E ci rimane soltanto che dire... Mettetevi in ordine il fegato, cercate di... Esatto, ricordiamo di purificarvi prima. L'anima, ricordiamo a tutti che... Che il carnevale è interessante, ma lo è ancora di più avere poi delle immagini anche da voi, carissimi, perché avremo così poi la possibilità di fornirvi di un reportage quantomeno completo. Quindi dateci le vostre fotografie, ce le mandate, noi le pubblichiamo, facciamo i video, li facciamo vedere, e tra l'altro saremo contenti di metterlo anche sul nostro canale YouTube, che con nostra gioia si avvicina ai 500.000 visitatori, cioè visualizzazioni dei nostri video, e possiamo dire che è il canale YouTube della Valtaro più visto in assoluto. Il tuo tubo, oltre 460 video, 15.000 visualizzazioni del canale, 500.000 visualizzazioni il canale in totale dei video. Facciamo quasi 1.500 visualizzazioni al giorno. Molto bene, ecco, si sommano le 1.500 persone che vedono il sito e alle a carnevale, ad esempio, 20.000 pagine viste in una giornata. In sciopenza, molto bene, ma intanto che siamo in quella di 2D8, che non ho ancora capito che cavolo vuol dire. Che salutiamo i 2D8. Salutiamo i 2D8. Ci stanno ascoltando, bravo. E diamo uno slancio alla seconda delle quattro. Sì, che ormai abbiamo un po' rotto le balle a son di sentirci parlare, ma dopo ci sarà ancora del bello, perché si parla della festa degli amor. Io qua mi sbizzarrivo perché col mio amor non ci sono riuscito ad andare, e vediamo un po' che cosa è stato visto. Allora, qui c'è DJ è pronto. E se fa il suo dovere, proponiamo, come direbbe qualche aduno. Sì, guarda, lui ti sta ascoltando. Proponiamo Crimson Doll di Ella Minogue. Prima donna bona della che propone, no? Thank you.
ringraziamo anche la signorina o sbarra signora L, perché ci ha tenuto compagnia con questa bellissima canzone un po' lunghetta, ma ci voleva. Esatto, ci voleva soprattutto perché era bella dolce e era un buon è un buon inizio per parlare della festa degli Amo. Diciamo, il nostro ragazzo sta già prendendo il materiale cartaceo, ma in realtà non ci serve tanto il materiale cartaceo. No, ma io guardo le figure, basta. No, lo so che te non sei in grado di leggere, non dico che non sei capace, ma non sei in grado. Perché io ho avuto la fortuna di esserci, perché hanno pensato bene di fare la festa degli Amor lo stesso giorno della sfilata di carnevale, cosa che non c'entra un cazzo, però diciamo che si prendono due piccioni con una fava. Cioè i turisti o le persone che sono venute anche da distante per vedere il carnevale sono andati anche alla festa degli Amor, cosa che forse vale anche il contrario. Cioè chi è venuto per la festa degli Amor, questo dolce tipico di Borgotaro, forse si è goduto anche la sfilata dei carri del primo pomeriggio. Ma la cosa interessante è che mai come in quest'anno la festa degli Amor poteva essere occasione propizia per portare turismo in Valtaro e consentire anche a qualcheduno forse di fare maggiori affari e godersi appieno la Valtaro. Perché la festa degli Amor, dice il nome anche stesso del dolce, è appunto degli amori, questo abbraccio di crema, di quel che è, con questi biscotti, richiama un po'. Ebbene, quest'anno San Valentino cadeva di sabato, era sabato 14 febbraio. E quale data migliore per far svolgere la festa degli Amor se non sabato 14? E far venire della gente da via e magari invogliarli anche a fermarsi fino a domenica, perché la domenica c'era il carnevale, quindi due giornate, possibilità di far girare anche le persone nel centro storico non invaso da maschere e mascherine, possibilità di non avere gente vestita da rinoceronte dentro alla sala del Palazzo Tadiani, gremito di gente, chiaramente scalinate per accedere piene di gente, dolci che sono andati a ruba soprattutto perché erano gratis e c'era soltanto a pagamento quelli confezionati da portare via, yeah. che sono andati come incasso in beneficenza. Grande concerto di Sandro e gli amici all'interno della sala, ma sicuramente uno spazio risicato, un po' sacrificato per questa festa, nonostante chiaramente ci si stava bene dentro, cioè c'era molta gente che è andata anche a riscaldarsi perché il pomeriggio era sicuramente un pomeriggio molto freddo che non invogliava certo star fuori, e per quelli che c'erano state a guardare i carri non è che si è goduto fuori, diciamolo. Io come al solito sono previdente, mi ero intabardato come se andassi in Alaska, ma comunque accusavo anch'io il freddo. Ma lo sai che caro il mio socio, tra l'altro legato sempre a questa giornata qui, siccome non gliel'abbiamo fatti prima, sì, mi permetto di fare gli auguri di buon compleanno alla nostra amica che guarda caso è nata quel giorno lì e guarda caso si chiama Valentina e guarda caso è diventata maggiorenne proprio in quel giorno lì. Gli faccio anch'io gli auguri perché la conosco anch'io. No, tra l'altro. Vabbè, tu dici buona anche a me, quindi la cosa non mi tocca. Oltre al suo compleanno, questa sciccheria riportata dalla Gazzetta di Parma. Sì. Appuntamento per golosi e non tante persone. Eh sì, perché sono tante. Esatto, perché se erano poche forse la R non ce la mettevano. Ce la mettono una o mezza. È o mezza, ma in questo caso scopriranno tante. Le R in persone sono due. Hanno preso da saldo gli Amor preparati al momento, quindi si sono ingozzati tutti, che è una meraviglia. Sono ingozzati, veramente tanta gente. Non si sa, non vi so dire, non è che non si sa, non vi so dire io di preciso chi è stato a organizzarlo, chi ha scelto location e giorno per fare questa manifestazione. Comunque manifestazione che giustamente è riuscita, in quanto che ha catturato anche l'interesse di chi era venuto solo per il carnevale e viceversa. Sì. Quindi ci siamo dati una mano a vicenda, si potrebbe dire, in quel di Borgotà. È vero, musica, giochi hanno accompagnato un pomeriggio
e divertito tante persone. Tante persone. Salutiamo anche Matteo che ci ha salutato durante un brano che ha proposto con l'orchestra Sandro e gli amici, con Massimo eccetera eccetera, Sandro e non mi sfugge il nome della ragazza che canta, perché le ragazze di solito le lascio a te, come tu puoi ben sapere, ma non le cantanti. E ci ha salutato me, ha salutato un saluto a Topino, io me lo sono segnato, grazie mille che ci ricordi, proprio perché noi tendiamo a essere sempre un po' dimenticati, specialmente quando si parla di amici.com, si scorrano. Ma io ho una curiosità, qui dice oltre 2500 dolci sono stati letteralmente bruciati durante la festa a Palazzo Tardiani. No, di solito vengono mangiati, non ecco, bruciati. Ma io infatti non capivo questa cosa qui, ma per bruciarli tanto valeva fare la festa. Esatto, bellissimo. Vabbè, non so, lascio a voi dubbiosi come me il quesito di dire sarà stato corretto mettere bruciati. Tra virgolette ci può stare. Non lo so. Tra virgolette ci può stare. Noi sappiamo soltanto che questo spazio. Andiamo a chiuderlo, vediamo che cosa ci abbiamo dopo. Abbiamo sì uno spazio interessantino, ma andiamo con la seconda ragazza che ci canta una bellissima canzone, perché ci vogliono anche le canzoni, ci hanno detto, quindi bisogna lanciarla. Rosetta di Amanda Bloom. Sì, che è un pezzo molto soft, io ti invito a profumata sta canzone. Prestare attenzione, perché se io ti faccio sentire meglio questa canzone, che parte profumata, no, essendo una rosetta, no, è abbastanza, è sul tuo genere. Sarà mica una rosetta del bambino? No, no, senti, che ha una sonorità particolare, poi mi direte se siete d'accordo con me su chi sono. Yeah.
sognano. Con questo brano alla moda di Conte Dracula, l'assalto delle donzelle con le fauci nel collo. Un grande pezzo, un grande pezzo. Abbiamo già detto che è Amanda Bloom, yeah. Forse abbiamo già passato qualche brano della donzella, mi ricorda qualche cosa. Forse lo volevamo passare, l'abbiamo tenuto per questo. Parlando del brano Rosetta, mi vengono in mente panini, amiche, salami, sì. Pagnotte, focacce. E a proposito di micche e pagnotte, noi torniamo sul fatto della crisi che ci sta attanagliando, perché abbiamo un aneddoto che ha sentito il cappellone in una delle sue mille e mille fonti, così che adesso ti faccio dire, poi ci abbiamo qualche, non dico considerazione, andiamo un po' a segnare qualche news dal punto di vista elettorale per le prossime elezioni del Comune di Bedonia, che fanno registrare alcune adesioni, alcune defezioni, alcune, diciamo, vanno delineando le liste che prenderanno parte alla votazione. Yes. Ma sempre parlando di crisi, adesso è un periodo molto di crisi per l'occupazione. Alla faccia del pezzo. Questa sera c'è il consiglio comunale monotematico dedicato alla crisi a Bedonia, per la chiusura anche dello stabilimento Finquoghi di ceramiche. Quindi ricordiamo subito, solo forse, la grande trovata che hanno avuto, che ha avuto la proprietà della fabbrica, di informare gli organi di stampa, nonché il sindaco, così, e dare così la notizia ai propri dipendenti, che saranno lasciate a casa, che sarebbero stati lasciati a casa da lì a poco. Una grande idea anche promozionale, si fa così, diciamo. Sì, tra l'altro è di notizia fresca di serata che di questi finalmente hanno definito il numero certo, perché stasera sono ridetto 100? 170, sì. Si conferma, grazie comunque al nostro emittente RTR che l'ha detto. Di questi 170, 40, solamente 40, verranno integrati a Borgo Taro, perché si prevede un trasferimento di linee. Di una linea almeno. Di linee, attrezzature e quant'altro in quel di Borgo Taro, e riusciranno a dar lavoro solo a 40 su 170. Esatto. Oltre a questo, va subito detto, sempre citando RTA, che lo diceva appunto stasera nell'ultimo TG, che la zona interessata non verrà smantellata, non verrà usata per magazzini, stoccaggio o quant'altro, ma verrà, forse magazzino, okay. Verrà presa, assorbita, diciamo, in affitto, sì, da un altro industriale che la userà per fare un altro tipo di attività produttiva. Sì, non si è capito se affitteranno soltanto il piazzale, forse a uso stoccaggio di materiale. Io immagino questo, comunque poi lo scopriremo, comunque vedremo. Resta il fatto che, come diceva il mio socio, stasera in Croce Rossa a Bedoni, in quella della sede di Croce Rossa Bedoni, si parla di questo bel problemino, visto che comunque resteranno a piedi un sacco di famiglie. Anche perché sembra, ricordiamolo, che non ci sia, diciamo, non ci siano orecchie, non ci sono svolte, nel senso, così è, così deve essere. È così, è inutile parlarne, intanto non ci entrerà un cazzo. Ricordiamo anche, cioè sarebbe bello anche fare qualche domanda a qualcheduno per sapere cosa ha spinto un imprenditore di Sassuolo, assolutamente non legato con la zona, penso, così all'epoca, a portare le sue attività a Bedonia e poi a Borgo Taro, quali sono stati i vantaggi anche economici, qual è il giro di affari che ha portato a parte occupazionale nella zona, perché le forniture comunque venivano tutte da via, erano tutte in modenese, Sassuolo, poca cosa veniva fatta in zona, quindi quello che si chiama l'indotto. Diciamo che la materia prima per produrre il prodotto finito comunque veniva da quelle zone lì. La materia prima, la manodopera, il know-how progettuale, i macchinari venivano dati comunque in assistenza tutte a ditte non certo della zona, quindi l'indotto era sul minuto, era su le cose, e comunque sempre cose che fanno sempre piacere. Come mai adesso non si trova più la soluzione, a parte la crisi di vendite del settore? È una cosa un po' particolare, ecco, vediamo di leggere da questo punto di vista. È chiaro che io sinceramente non darei certo aiuti
a un'azienda piuttosto che un'altra, parlando del pubblico che aiuta il privato, anche in situazioni di emergenza come possono essere queste, partendo dalla storia, dal 29 in poi, cosa è successo? Purtroppo, secondo me, forse, per quello che ho potuto sentire anche da varie amicizie, il punto cruciale della questione è questo. Si dice che comunque siano rimasti senza lavoro perché comunque adesso, anche un po' complice la comunità europea, il discorso anche con internet, diciamo, prendiamo esempio, tu sei un rivenditore, sì, e tu compri da loro tot metri quadri di piastrelle al mese per poi rivenderle e, diciamo, sopravvivere, e questo sarebbe il tuo lavoro in definitiva, no? Ora, grazie anche a internet, cosa succede? Che purtroppo si potrà avere lo stesso prodotto proveniente dall'estero con tempi di attesa magari 2-3 giorni in più, ma con un risparmio netto al metro quadro anche del 50%. Quindi, diciamo, un rivenditore cosa è costretto a fare per campare? Comprare all'estero. Comprarla all'estero, visto che comunque adesso si parla tanto cinesi che rubano. No, è solo discorso di manodopera, dove là ci campano bene. La manodopera costa la metà, il prodotto finito è identico, come fattezza, compostezza, robustezza. Cioè, i miei dubbi, ma... No, però, hai capito, sì, ok, il prodotto non sarà perfettamente identico, però, diciamo, per uno che, tra virgolette, deve piastrellare casa, e coi tempi che corrono, magari, certo, si ha la tendenza, da singolo cliente, ma se il singolo cliente comincia, ogni singolo d'Italia, comincia a ragionarla così, come tutte le cose, che si tende al risparmio. Purtroppo, un'idea di problema potrebbe essere questa. Certo. Come risolverlo? No, ricordiamoci comunque che il fatto anche che esistono fabbriche nella nostra zona è appunto proprio quello della manodopera. Un operaio da noi vive con 900 euro, un magazziniere a Sassuolo vive con 1600 euro, e questa è anche quella differenza che fa. Cioè, forse si risparmia di più a spostare gli uffici da Sassuolo, a portarli a Borgotaro o a Bedonia, che chiudere una fabbrica a Bedonia e spostarla a Sassuolo, ad esempio, come spesa finale, visto che comunque gli stipendi portano via una grande cifra mensile. Io penso soprattutto anche al fatto che crisi di banche, fidi e finanziamenti dalle banche in questo momento sia difficile ottenerne, e quindi anche una fabbrica molto grossa non ha disponibilità di liquidi per coprire una crisi che si protrae per più di 3-4 mesi. Quindi 4-5 mesi si può anche pagare i dipendenti senza vendere una piastrella, di più crea problemi a qualsiasi azienda, dalla Fiat andare avanti. Chiaramente, certo che se la politica dello Stato è quella di fare delle agevolazioni o dare delle sovvenzioni alla Fiat, al mercato dell'automobile, piuttosto quella dei pattini a rotelle, allora è veramente... Cioè, stiamo comprando una macchina nuova ogni anno perché non si può andare a Collecchio il giovedì se non c'è un Euro 22, e non si può andare con la macchina a metano, l'elettrica non esiste, cioè ci sono delle gran cagate sotto. Sì. Per, si ha l'illusione che il nostro prodotto che si è comprato, vuoi la macchina, vuoi la piastrella, non vada più bene dopo 2 anni, anche se la macchina, come ci insegnano ad esempio i cubani, così, che hanno ancora dei maggioloni del 1960, comunque sono macchine che riescono ad andare, e certo non si fanno delle pippone mentali sull'inquinamento, anche perché in molte... Esattamente. Sicuramente in comuni come Collecchio non sarà certo chiudere 200, un chilometro di via centrale che abbatte il CO2, è malefico. Il CO2 con tutte le fabbriche che stanno andando a cannone con i controlli dei gas di scarico. Purtroppo, signori, è così. Con la concorrenza, purtroppo la concorrenza ce n'è tanta, e diciamo chi non si adegua o scende a compromessi di dire ma forse e ci sono è meglio qualche azienda, fare così, così, cos'ha, purtroppo chi mantiene la propria linea o si trova avvantaggiato o si trova a prenderla in quel posto. In questo caso chi la prende in posto sono i pesci piccoli, e il pesciolino grande avrà modo e maniera di scamparsela comunque. Certo, anche perché ricordiamoci che
alcuni materiali, specialmente quelli utilizzati per la costruzione, non è detto che in periodi di crisi la gente si affida al materiale più cheap, cioè che costa meno, ma forse va a vedere anche quello con maggiore qualità prezzo, e quindi, cioè, spostare la produzione o prenderla dai cinesi piuttosto che da altri paesi dell'est, non è sempre detto che il risparmio porti a un effettivo godimento del materiale. Se no, l'IKEA aprirebbe a Borgotà. Quello sì, però vedi, caro mio socio, l'illusione del risparmio comporta la crisi per alcuni produttori, capito? Perché si ha l'illusione di comprare un prodotto buono. È il classico, ma chi se ne frega? Sì, sto qua costa 20 euro, là mi costa 50, va bene, che cacchio me ne frega? Lo compro a 20 finché dura, poi si vedrà. In questo fatto di comprarlo a 20 finché dura, si vedrà, succede che 100.000 persone comprano il 20 finché va e se ne fregano del prodotto di 50 che magari dura 20 volte tanto, ma solo perché costa 50 non si compra. La menata è questa, ma parlando di crisi, caro mio socio, servirà anche sapere che chi a Bedogna avrà la meglio nelle prossime elezioni, perché si stanno facendo dei nomi che a mio avviso sono più basati su un calcolo prettamente matematico che su un calcolo di opportunità, di capacità e anche di forse di idee in testa. Chiariamo subito, è possibile che esistono, adesso ci saranno le elezioni, non so quando, aprile, maggio, adesso non so quando, aprile forse. Mi dicono col primo weekend di giugno dovrebbero andare le elezioni. Bene. Sì, col primo weekend di giugno, so se ho capito bene, si dovrebbe già sapere il nuovo sindaco eletto. Allora, in questo momento, a metà di febbraio, abbiamo neanche chiare chi sono le persone interessate a formare le liste, soprattutto di Bedogna. C'era uno sproposito. Io sono convinto che farò molta fatica quest'anno, che mi ci voglio un attimo impegnare in questo per dare un'informazione generale, per ottenere quelle che sono le informazioni sui progetti, sulle idee che si hanno, ma non solo per la crisi, perché poi alla fin fine la crisi è talmente generalizzata che si farà fatica ad avere da un candidato o sindaco a Bedogna piuttosto che in altri comuni un'idea su come si vuol muovere, specialmente per le nostre valli. Se si avrà un'idea generale, nel senso che mi impegnerò ai soliti discorsi a fare bene per il mio paese, regalerà 20.000 posti di lavoro, cioè frasi che fanno molto moda e abbiamo avuto anche questo. Avremo difficoltà a trovare persone che rispondano a alcune poche domande o a esprimere un concetto su cosa vogliono fare in alcune direzioni. Quindi adesso studieremo un questionario da mandare alle varie persone che si chiameranno, non so, Lusardi, Leonardi, Ambrogio, aiutami te con l'altro candidato papabile. Aiutami te tra i candidati, tra l'altro. Aiutami te tra i candidati, è uno dei favoriti. E come si chiama? Dammi una manca, tipo. Vabbè, comunque, altri personaggi, adesso non ho nominato soltanto alcuni nomi. Sì, ce n'è uno. Immagini invece rossi, facciamo dei nomi bianchi e neri, via. Così. In modo da sapere che cosa ne pensano loro, cosa risponderebbero ad alcune domande, se si vogliono, diciamo, esporre da questo punto di vista. Poi se non vogliono rispondere, si verrà detto soltanto che non hanno risposto e è morta lì, ecco, diciamo. Se si ha, sicuramente c'è anche la faccia, non solo fare il calcolo del cognome, delle famiglie che stanno, o del... anche, io direi basta, anche a questo discorso del lavoro. Noi abbiamo avuto i dottori in tutto, da Gandhi che era dottore, a Bernie, e quindi parliamo tutti della gente deceduta, così non ci querelano, e così comunque, cioè, perché facevano i dottori, diciamo, è un buon aiuto fare un mestiere dove si aiuta la gente e dove si conosce molta gente, diciamo, almeno a Bedogna è stato così. E poi soprattutto ricordiamo come a Bedogna difficilmente si trovi un sindaco, una persona che ha fatto il sindaco di Bedogna, perché incredibilmente a Bedogna votano e vengono votati in massa gente che non è di Bedogna, perché possiamo andare indietro di 20 anni e non ne troviamo uno, perché se mi vengono a dire, fanno i nomi, non lo so, di... Sarà forse l'area di cambiamento che li spinge a votare gente che non c'entra assolutamente niente col comprensorio, ma vabbè. Esatto, e soprattutto difficilmente si trova della gente che fa dei mestieri, a parte il dottore o...
Sì, diciamo che è più agevolato. Gente che sa fare, ecco. Diciamo è più agevolato il personaggio che ha già un qualcosa a che fare o che precluda già al mondo della politica per un'intralazzata qui, un'intralazzata là, o conoscenza qui o conoscenza là. Diciamo il personaggione è più agevolato del personaggio classico, del cittadino comune. Cittadino. E comunque stiamo valutando anche noi di presentarci con una lista civica che chiameremo amiciamici.com ti ribalta la valle. Piuttosto che niente, no, noi non potremo mai entrare in lista perché noi abbiamo l'omaggio. Ricordiamo anche che chi vuole mettersi in lista per la festa del 6 marzo alla Baita, festa delle donne, aperta a tutti comunque, che no, non vogliamo soltanto donne, anche, cioè, perché ci siamo noi prima di tutto, lo può fare direttamente dal sito amiciamici.com. Yes. Fatelo presto perché a tutte le donne in lista ci sarà un bello omaggio. Ecco. Abbiamo parlato per 50 minuti abbondanti, direi che l'ultima canzone ci aprirà le porte al letto. E dopo l'ultima canzone io chiuderò con una notizia pipicchia di oggi. Bravo. Molto veloce, che lascerò giudicare a loro. Io dirò solamente l'accaduto e il pubblico dovrà giudicare poi. È vero, che poi non l'abbiamo detto. No, diciamo dopo la musica così intanto ci svaghiamo un po'. Yes. C'è sta Lucy, la dico così. Yeah. Lucy Picard. You're gonna do it, make the crowd scream Andrew. Got a girlfriend, got a land of her support, when you're running short, oh Andrew. Andrew, what you're gonna do? You got big ambitions and a point of view for a shy boy on the stage tonight. You think you love it, 'cause we'll tell you you're alright. Keep pulling, pulling at the seams. We'll keep pushing, pushing back your dreams. Keep pulling, pulling at the seams. We'll keep pushing, pushing back your dreams. Taste for the good stuff, looking sexy, and we can't get enough of Andrew. You got free beer, you got media to commentate upon the fate of Andrew. Andrew, what you gonna do? You got big ambitions and a point of view for a shy boy on the stage tonight. You think you love it, 'cause we'll tell you you're alright. Keep pulling, pulling at the seams. We'll keep pushing, pushing back your dreams. Keep pulling, pulling at the seams. Keep pushing, pushing back. You're the soul boy of a million cries for Andrew. And you've made it, now you laid it bare, and we're all here tonight for Andrew. Andrew, what you gonna do? You got big ambitions and a point of view for a shy boy on the stage tonight. You think you love it, 'cause we'll tell you you're alright. Keep pulling, pulling at the seams. You keep pushing, pushing back your dreams. Keep
haircut. Got your eyes tight shut, you're gonna do it. Make the crowd scream and yes, we can, ha portato bene a... a una, ma non a tutti. Va bene alla prima, non alla seconda, diciamo, ecco, così. Tieni, brano, presente la tua candidatura. Un brano molto rilassante, e molto anche da far pensare, perché vi voglio far pensare su una cosa, diciamo. Io adesso spiegherò velocemente il problema e lascerò riflettere a voi, perché è notizia di stamattina, dall'informazione di Parma. Quindi... locale, diciamo. Fior fior di fonti, eh? Sì, sì, stamattina, non dovevo citare. No, no, cazzo. Allora, ho letto e ho preso spunto perché mi ha incuriosito il fatto che una impresa di Parma, non facciamo nomi, un'azienda, mettiamola così, con un bel capannone di produzione, una bella industria grossa, ha licenziato, per quello che posso definire io un futile motivo, per una bestemmia licenziando un dipendente. Ora spiego, è successo questo. Questo dipendente si è trovato a fare un turno di domenica pomeriggio, lui da carrellista, a, diciamo, a riordinare il magazzino o fare cose simili più o meno, mentre c'era una macchina di recupero fumi e vapori, diciamo tra virgolette inquinanti, che poi la macchina filtra, purifica, ha notato che questa macchina era in emergenza, quindi c'era il rischio di anche di incendio, esplosione o comunque di rottura. Ha notato che era in emergenza, preso dal panico, ha cominciato a chiamare tutti i capi reparto, capi settore, nessuno rispondeva al telefono, e ha chiamato il padrone. Il padrone era fuori sede, ha detto al figlio: vai tu a vedere cosa succede. E allora il figlio si reca in azienda, trova l'operaio preso dal panico, e l'operaio chiede spiegazioni. Nasce un piccolissimo diverbio sul fatto che comunque lui non sapesse cosa stava succedendo al macchinario, perché non era, diciamo, il suo compito abitudinario, al che si sono accesi un po' gli animi, e all'operaio in questione, tra l'altro poverino, sfortunato in questo caso, è scappata una bestemmia, diciamo. Quindi l'aver imprecato gli è costato un licenziamento. Lui ha messo la questione in mano agli avvocati, è andato anche dai sindacati. La risposta è che, come citavano i sindacati, abbiamo le porte chiuse, ci troviamo davanti a un muro di gomma, hanno definito i sindacati. Ora, sarà stato un pretesto, ci sono stati degli screzi prima, sarà stato un motivo per scaricarselo? Non lo so. Lo sappiamo. Ve lo lascio giudicare a voi. Certo, non è un buon motivo per licenziare una persona, anche perché ricordiamo che una bestemmia non fa il cattivo operaio, anzi lui poverino si è preoccupato di salvare forse tutto il macchinario, forse anche tutta la struttura intera, che poteva magari esplodere, perché poteva o andare a fuoco o quant'altro. Nel preoccuparsi di dire: fighi, qua si spacca giù tutto, succede un macello, se l'è presa, ci ha rimesso il posto di lavoro, ecco. Lascia così, diciamo, il posto di lavoro con un mutuo elevato a carico, famiglia, quattro figli da mantenere, moglie disoccupata, ma che dire? Divertiamoci. Non lo so, io non so più cosa pensare, sarà forse la crisi, sarà tutto quello che volete, ma insomma, non è giusto, nel senso, io ve l'ho detto, giudicate se è possibile, perché ricordiamoci una cosa: se fosse la bestemmia che fa il cattivo operaio, l'Italia sarebbe completamente disoccupata. Quanti abitanti siamo in Italia? Uno. No. 60 milioni, dai. Ecco, siamo sui 60 milioni, ci sarebbero 60 milioni di disoccupati, perché trovatemi uno che non abbia mai tirato un'imprecazione sul posto di lavoro. E con questo... noi non l'abbiamo ancora tirata. Rifletteteci sopra e pensate se sia giusto o no. Fortunatamente noi non l'abbiamo ancora tirata, e fortunatamente 85 puntate sono passate. Chiudiamo qua, alla settimana prossima. Ricordatevi che la diretta sarà di mercoledì. Yes. E quindi ascolterete il podcast poi in replica giovedì, venerdì, quando... Da giovedì. Lanciamo la sigla, salutiamo tutti, anche il Simon, e gli auguriamo un in bocca al lupo, e gli diciamo anche crepi il lupo, perché lui non... E anche Simon e Garfunkel, che tanto sono, esatto, degli altri. E anche Adriano, l'uomo ombra, anche lui candidato nel Partito Democratico. Divertitevi. Andiamo a sfumare la nostra base, bellissima, e vi salutiamo. Io aggiungerei anche il mio solito ciao. Io con un 2 di 11 vi do la prossima volta, vi aspetto.
Alla prossima. Questo podcast è stato offerto da amiciamici.com magazine.